Bene, grazie. Se ci accomodiamo, possiamo iniziare questo incontro finalizzato a presentare questo progetto di scuola della formazione sul tema della cybersicurezza e alla sottoscrizione di un protocollo di collaborazione con l'autorità nazionale che ovviamente darà a questo percorso formativo che inizia l'autorevolezza necessaria per produrre buona qualità della formazione, così come sicuramente noi abbiamo bisogno. Io ne approfitto innanzitutto per ringraziare tutti voi della presenza, ovviamente i nostri ospiti, e permettetemi, l'ho fatto ad agosto, anche di ringraziare molti dei presenti per la vicinanza, la collaborazione, la straordinaria capacità di fare squadra che come istituzione regionale abbiamo immediatamente percepito quando proprio nel mese di agosto la nostra istituzione fu oggetto di un attacco di cybersicurezza, giornate molto complicate nelle quali non ho problema a dire quello che emerse fu proprio la straordinaria volontà di collaborazione con attori diversi dello Stato insieme, e siamo anche qui per questo, alla consapevolezza delle difficoltà del nostro sistema paese a volte di far fronte rispetto a delle straordinarie novità. Dentro una fase di promozione della digitalizzazione del nostro paese veramente positiva ed impetuosa, che ci chiamerà, anzi ci sta chiamando, ora io lo dirò, nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ad investire moltissimo anche in tema di formazione degli attori che hanno a che fare nella pubblica amministrazione sul tema cyber, ma con l'iniziativa di oggi si fa un salto in avanti. Alcuni piccoli accenni a dei dati che conosciamo ma sui quali è utile tornare per capire di cosa parliamo. Innanzitutto sulla quantità e la dimensione del salto in avanti nella dimensione digitale della pubblica amministrazione. Cito solamente un dato: fino a 2 anni fa, non 20 anni fa, il sistema sanitario della Regione Lazio gestiva circa 970.000 dati di persone vaccinate per l'antinfluenzale. Questa era la banca dati dei vaccini. 970.000 l'anno. In questi 2 anni abbiamo vaccinato 11 milioni tra vaccinazioni e richiami all'interno della banca dati. Quindi si è passati in 2 anni da un'istituzione che di routine aveva a che fare con le campagne vaccinali annuali a 1 milione di dati, agli attuali 11 milioni, anche grazie a una straordinaria app prodotta dalla nostra azienda regionale Lazio Crea, ci tengo a dirlo, figlia di una grande semplificazione societaria di 7 anni fa, che ci portò a chiudere 7 società regionali per avere la società dei servizi materiali e la società dei servizi del web. Quindi siamo proiettati, questo è un caso, quello della sanità, ma come sapete anche col PNRR, in una dimensione veramente di investimento su questo fronte che richiede risposte adeguate e appunto formazione di professionalità all'altezza della sfida, non solo per arrivare nella dimensione digitale ma anche per difendere questo immenso patrimonio. Io quelle giornate di agosto, quando fummo aggrediti, la prima cosa che mi venne in mente era la banca nel Far West, e cioè quella dimensione di grande ricchezza però oggetto di pericoli. Ecco, noi siamo in qualche modo nella stessa dimensione, grandi tesori e intorno ad essi grande volontà di aggredirla. Nella nostra regione noi siamo ovviamente dentro una stagione di investimento. Attualmente il data center della nostra regione è figlio di un investimento di alcuni anni fa di 25 milioni di euro che ci dà un'infrastruttura sulla quale investire molto molto significativa, ma abbiamo avviato e stiamo avviando una massa di investimenti all'interno della nostra amministrazione nel biennio di circa 60 milioni di euro. Oltre a questo stiamo gestendo una programmazione tra PORFESR 21-27
di circa 115 milioni di euro a sostegno soprattutto delle pubbliche amministrazioni del Lazio e di sostegno alle imprese del Lazio per il salto alla digitalizzazione e all'innovazione digitale. E quindi siamo ad oggi, e cioè a come affiancare a questa proiezione della dimensione digitale anche una infrastruttura che accanto agli organi dello Stato, che sono quelli preposti alla tutela della cybersicurezza, anche però luoghi di formazione per produrre qualità da questo punto di vista a disposizione della pubblica amministrazione, delle pubbliche amministrazioni, degli attori privati, delle aziende, di tutto quello che noi conosciamo. Nella nuova programmazione europea il Lazio passerà da 2 miliardi e 7 a 4 miliardi e 4 del nuovo ciclo formativo. Sulla formazione investiremo molto sulle nuove professioni. Questo luogo che ci ospita, dopo si sarà possibile visitare anche gli ambienti di questa nuova scuola, ospiterà la scuola Gian Maria Volonté sulle arti audiovisive e cinematografiche d'avanguardia. Questa della cyber è un altro esempio. In questo caso della scuola, quello che sicuramente è di fondamentale, è stato di fondamentale importanza, anche per questo siamo qui, in primo luogo una fortissima collaborazione interistituzionale, che non è mai mancata in questi mesi, ma che noi vogliamo, anche con il protocollo di oggi, proiettare nel futuro. La scuola è una dimensione ovviamente di carattere regionale, ma vuole essere, sin dal primo istante, quando ne parlammo, parte di un progetto nazionale italiano di massima collaborazione. L'accordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale nasce per questo, dentro una strategia dello Stato che con l'Agenzia ha previsto appunto anche questa prerogativa della formazione, e noi abbiamo voluto dare una risposta a tutto questo. La scuola si chiamerà ACL, Accademia di Cybersicurezza Lazio. Questo è il logo della scuola che da oggi prenderà il via. Noi abbiamo investito nel triennio circa 6 milioni, 5-6 milioni di euro a sostegno di questa avventura. Entro 6 mesi il nostro obiettivo è quello di iniziare i corsi già nel mese di settembre, nel nuovo periodo del ciclo formativo, con il primo stock di almeno 60 tra studenti e studentesse per avviare questo primo circolo formativo dentro questa sede. I soggetti coinvolti sono ovviamente, oltre all'Agenzia, nelle forme che il protocollo prevederà, gli enti di formazione e i centri di eccellenza della ricerca e di sviluppo. Quindi l'Istituto è aperto ovviamente alla massima collaborazione con gli istituti scolastici superiori, perché ovviamente il link tra questo tipo di formazione e chi nei licei o nelle professionali si sta diplomando è di fondamentale importanza. Ovviamente grandissima collaborazione con tutte le università del Lazio, soprattutto per individuare capacità, professionalità, figure di neolaureati o di raccordo con le università per cogliere il meglio e quindi selezionare anche chi si iscriverà a questi corsi, l'AGIT, e ovviamente per noi sarà di fondamentale importanza un'interlocuzione con le imprese del settore dell'information technology e della sicurezza cibernetica, perché questo luogo diventi, nel rispetto delle sue prerogative, però anche un luogo nel quale le eccellenze italiane possono trovare un interlocutore. Prima ho detto 60, noi lavoriamo a un range dell'apertura del primo ciclo formativo tra 80 tra ragazze e ragazzi, che nel primo ciclo triennale completeranno in questa sede il primo corso formativo. Ecco perché oggi è una giornata importante, perché la sottoscrizione del protocollo è il primo grande salto di qualità nel futuro per un progetto che però, e ringrazio la dottoressa Ciardi,
e tutti coloro che hanno dato una mano, come sapete, vive di questa volontà di essere un progetto dentro una collaborazione interistituzionale per produrre una grande qualità dell'offerta formativa, dentro e collegata alle strategie nazionali nel campo della cyber security. Accanto a questo, ma non lo cito per brevità, ovviamente noi stiamo lavorando con la nostra società Lazio Crea, con tutta l'istituzione regionale, a rafforzare quegli aspetti formativi del personale pubblico dentro l'istituzione regione, nei livelli comunali, investendo diverse risorse affinché comunque si alzi la consapevolezza della delicatezza di questo tema. Io mi fermo qui e do ovviamente subito la parola alla dottoressa Ciardi per il suo intervento. Grazie veramente. Grazie Presidente, un saluto a tutti. Dico subito che l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale è estremamente felice di questa iniziativa, di questa collaborazione, di questa nuova scuola. Io la trovo una sintesi particolarmente felice di tutta una serie di esigenze che caratterizzano oggi la nostra società. Tutti sappiamo che in questo momento poi particolarmente delicato quanto la sicurezza cibernetica sia importante. Tutti sappiamo quanto la società digitale e spingere sulla digitalizzazione sia un fattore significativo e ineludibile per il progresso economico e sociale delle nostre società, per la competitività del nostro paese. Tutto questo comporta anche dei rischi che vanno gestiti. Sappiamo anche che c'è una necessità occupazionale per i giovani e sappiamo che un certo tipo di risorse, determinate professionalità oramai non si trovano, sono una rarità nel nostro paese, sono una rarità fuori dal nostro paese. L'Agenzia, che ha molti compiti, la neonata Agenzia di Cybersicurezza Nazionale, tanti compiti che forse possiamo riassumere in modo estremamente sintetico nella cura della resilienza del Paese, tra le sue declinazioni ha anche quella di puntare alla formazione, alla professionalizzazione, a far crescere l'autonomia strategica del Paese e quindi un'iniziativa come questa per noi è particolarmente felice. Creare nuove professionalità e dare ai giovani la possibilità di inserirsi in un mondo del lavoro che richiede moltissimo questi nuovi lavori che non sono così reperibili sul mercato è un'opportunità unica, è una forma di collaborazione che per noi è estremamente preziosa, per cui siamo molto grati alla Regione Lazio che ci ha coinvolti in questo progetto che riteniamo utile per tutti. Tra l'altro mi piace ricordare che l'Agenzia proprio in questi giorni sta iniziando i percorsi di reclutamento di personale, oltre a puntare a far rientrare talenti italiani che sono usciti fuori dal nostro paese perché prima non trovavano soddisfazioni professionali adeguate all'interno dei nostri confini. Puntiamo a far rientrare quelli, stiamo cercando di assumere professionalità utili in questo momento e quindi speriamo che in un futuro non lontano proprio gli studenti di questa scuola possano partecipare a queste selezioni e possano costituire un ulteriore bacino per la nostra agenzia che ha tanta strada da fare, tanto lavoro da fare e quindi iniziative come questa e anche, lasciatemi dire, queste collaborazioni fertili, istituzionali, soltanto attraverso le quali si può arrivare a un risultato veramente convinto, proprio attraverso una collaborazione, così come la rete è strettamente interconnessa, io credo che in questo campo ci sia bisogno dell'apporto di tutti, pubblico-privato, pubblico-pubblico, tutte iniziative che aiutino un tessuto a crescere, una cultura a crescere, perché noi abbiamo bisogno di una diffusione della cultura digitale che oggi non è sufficiente. C'è qualcuno che ha parlato di una nuova forma di povertà.
di povertà di cultura digitale, che è una nuova forma di emarginazione. Ecco, queste iniziative servono anche a questo, per cui io plaudo a questa forma di collaborazione, saremo assolutamente in prima linea con la Regione Lazio per questa scuola e perché tutto ci restituisca un patrimonio di formazione utile al Paese. Vi ringrazio. Grazie. Io ovviamente, non ringraziando di nuovo tutti i presenti, non faccio l'elenco delle autorità e dei rappresentanti delle aziende presenti. Cito e ringrazio perché è colui che poi porterà avanti questo progetto nella nostra amministrazione, l'assessore Di Berardino, e la presenza del Presidente del Consiglio regionale, che ovviamente è custode di tutto quello che noi facciamo, il consigliere, il Presidente Vincenzi. Do la parola al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, il Prefetto Gabrielli. Grazie Presidente. È ovvio che viviamo tempi molto drammatici nei quali manifestazioni di soddisfazione potrebbero anche essere equivocate o risultare stonate. Però nonostante questo non posso non sottacere la soddisfazione che ho ad essere qua questa mattina e per la parte che mi è stata delegata da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, la soddisfazione dello stesso Presidente per un'iniziativa di questo genere. Perché quando ad aprile abbiamo intrapreso questo percorso, che poi ha portato rapidamente, anche per le tempistiche del nostro Paese, al DL 82 del giugno e poi alla conversione in legge prima della pausa estiva e poi alla emanazione dei regolamenti, che chi ha un briciolo di conoscenza di come funzionano le cose nel nostro Paese, a volte si fanno anche belle leggi con grandissime intenzioni, ma poi ci si arena in regolamenti. Mi è capitato in questi giorni di imbattermi in un regolamento che doveva essere fatto nel 2015 e non è ancora stato fatto, peraltro in un ambito anche di estrema importanza. Quindi il fatto che da parte di tutti ci sia stata questa consapevolezza a colmare un gap che è inutile nascondercelo nel nostro Paese da un punto di vista infrastrutturale, da un punto di vista della cultura, della consapevolezza dell'importanza del dominio cibernetico, in qualche modo dovevamo prendere un po' tutti coscienza. E quando qualche mese fa il Presidente Zingaretti mi aveva comunicato l'intenzione, che io ritengo importante, e non a caso oggi la presenza della Ministra Gelmini dà anche il senso che è intenzione del Governo di proseguire su queste collaborazioni a livello degli enti locali, delle regioni, perché ovviamente questo è un ambito nel quale, come ricordava anche prima la vice direttrice dell'Agenzia, il tema del pubblico privato, del pubblico pubblico, sono ambiti nei quali ci sono diversificate responsabilità, ma c'è necessariamente il concorso di tutti, perché sono ambiti nei quali il Paese non può permettersi di avere disassamenti, di avere forme di collaborazione o di consapevolezza del rischio in maniera diversificata. E peraltro, come ricordava la dottoressa Ciardi, l'Agenzia ha una prospettiva ambiziosa, perché vuole essere il centro intorno al quale tutti i soggetti, pubblici e privati, concorrono alla realizzazione di una resilienza cibernetica. E una parte, credetemi, fondamentale, alla quale fin dall'inizio abbiamo prestato la doverosa attenzione, oltre al fatto di raggiungere una autonomia tecnologica, di essere un po' più sicuri, c'erano due temi fondamentali: la creazione di una forza lavoro che fosse in grado di sostenere e sempre più sostenere quelle che sono le sfide che questo
ambito ci propone, perché vedete, oggi una cosa che noi avvertiamo in maniera assolutamente preoccupante e preoccupata è che abbiamo un deficit di forza lavoro specializzata. E purtroppo questo lo avvertiamo nei ministeri, lo avvertiamo negli enti locali, lo avvertiamo nel tessuto produttivo del paese, che se da un lato ha grandi player che nel tempo si sono attrezzati, perché la sicurezza ha un costo, signori miei, se immaginiamo che la sicurezza sia una voce che attiene all'ambito della idealità e non ha la concretezza delle risorse che devono essere messe a disposizione, e quando parlo di sicurezza parlo di safety, come parlo di security, come parlo di tutto quello che attiene in qualche modo a creare quella cornice all'interno della quale si realizza la prosperità del paese. E allora, mentre i grandi player ormai da tempo, anche nel settore privato e pubblico, hanno compreso questo, poi ci sono, voi sapete, il nostro tessuto produttivo è un tessuto fatto di piccole e medie imprese, e i costi, che peraltro le scelte felici che sono state fatte nell'ambito del PNRR, quindi di destinare risorse, pensate soltanto a quello che sarà la potenzialità del piano strategico nazionale, del cloud, che ovviamente interesserà prima la parte pubblica centrale, poi la parte pubblica sul territorio, poi la parte privata, insomma credo che da questo punto di vista bisogna investire e bisogna creare questa forza lavoro, perché la forza lavoro sarà fondamentale. E poi c'è un altro aspetto, che è quella dell'alfabetizzazione. Purtroppo anche le vicende ultime, gli attacchi, esiste un deficit strutturale, esiste un deficit infrastrutturale, ma esiste anche un deficit da un punto di vista della cultura, della consapevolezza dei rischi che il dominio cibernetico ci presenta. Cito spesso, più per evocare un aspetto che può avere aspetti anche più ilari, ma che di ilare ha molto poco, vedere magari negli uffici pubblici le password in bella mostra, perché siccome ce le dimentichiamo è opportuno che siano evidenti a tutti. Sembra una battuta, sembra una modalità più da cabaret, ma è purtroppo una realtà, perché io ho imparato solo una cosa, guardate, nel mio personale viaggio nel mondo dei rischi: se non hai consapevolezza dei rischi non puoi avere nessun comportamento che possa in qualche modo garantirti la modalità di gestione del rischio. E se noi continueremo a vivere il virtuale, io dico sempre ai miei, cominciamo a fare un'opera anche di educazione lessicale. Il virtuale dà la sensazione che sia qualcosa di diverso da noi, che qualcosa che appartiene a un piano che non è quello della concretezza. Invece questa è ciccia, questo è sangue, questo è carne, questo è il nostro presente. Quindi se noi non impariamo a vivere tutto questo come un qualcosa che ci appartiene, che è nelle modalità con le quali quando usciamo di casa chiudiamo ben bene la serratura della porta, attiviamo l'allarme, siamo preoccupati che il sistema della nostra sicurezza personale sia stato posto adeguatamente in atto, così dovremo sempre più farlo in una dimensione che è la stessa dimensione, ovviamente con un approccio che culturalmente ancora non ci appartiene. Allora concludo, grazie Presidente Zingaretti, grazie ovviamente alla Regione che sta intraprendendo questa iniziativa. Mi auguro, e la Ministra Gelmini lo sa perché è nelle corde delle sue intenzioni, che questo dovrà essere in qualche modo una sorta di bell'esempio di buona pratica esportabile in altri contesti, senza nessun spirito competitivo, senza, ringrazio la mamma che sono arrivato uno, qui nessuno arriva primo, qui come dice il buon proverbio, che poi a volte è africano, asiatico, se vuoi andare veloci corri da solo, se vuoi andare lontano
corri insieme agli altri. Grazie. Bene, grazie. Grazie al prefetto Gabrielli. Ovviamente sì, è esattamente questo lo spirito, quindi ringrazio la ministra Gelmini per la sua presenza, perché noi non vogliamo essere l'ennesimo progetto che si affastella agli altri, ma parte di un sistema per rafforzarlo tutto. Prego. Grazie per l'invito e soprattutto complimenti per l'inaugurazione di questa nuova Accademia di Cyber Security che intercetta diverse esigenze, perché il tema della cyber security è dall'inizio della sua costituzione all'attenzione del governo. La formazione dell'agenzia risale al giugno scorso. Noi siamo ben consapevoli della necessità di fornire al Paese un alto grado di sicurezza informatica, e questo passa da una non solo dalla costituzione dell'agenzia, che credo sia stato un primo passo importante nella giusta direzione, ma anche da una leale collaborazione fra lo Stato centrale e le regioni. E devo dire che l'urgenza di azionare un sistema che possa garantire al Paese un alto grado di sicurezza informatica nasce anche da alcuni episodi che hanno riguardato anche la Regione Lazio. Ricordo l'attacco al comparto sanità, è capitato in quel di Napoli di non poter pagare gli stipendi perché era andato in blocco il sistema di pagamento. Quindi le imprese sono sempre più consapevoli dei rischi che corrono e sono sempre più vittime di attacchi di cyber security. Non a caso il 2021 è stato definito come un anno nero dal punto di vista degli attacchi che hanno riguardato il nostro Paese. Allora il senso dell'operare del governo è da un lato di sensibilizzare le regioni, le istituzioni nel condividere questo grande obiettivo. Dall'altro lato abbiamo non solo l'opportunità dell'agenzia, ma anche le risorse e soprattutto gli indirizzi che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza mette a nostra disposizione. Io ricordo che nella missione 1 sono previsti investimenti per presidi e competenze di cyber security nella pubblica amministrazione per circa 620 milioni di euro, così come nella missione 4 per la ricerca e i partenariati sui temi della sicurezza informatica sono previste altre risorse. Quindi quello che noi stiamo cercando di fare è di utilizzare al meglio le opportunità che il PNRR mette a disposizione, provando a condividere delle progettualità, e trovo quella che oggi ha avanzato, che ci offre la Regione Lazio, di grande qualità, perché sappiamo che non è solo una questione di tecnologia, è innanzitutto una questione di formazione anche culturale, di sensibilità culturale, come diceva il sottosegretario Gabrielli, ma anche di formazione del capitale umano. Allora pensare che nel Lazio, grazie a questo accordo di programma, possa nascere una nuova agenzia per la cybersicurezza nazionale, credo che sia come dire, uno strumento davvero utile e possa essere questo centro regionale di formazione replicato anche in altri contesti. D'altronde ricordo che in Parlamento con il Ministro Bianchi stiamo provando a completare la nascita di una riforma sull'istruzione tecnica superiore, perché sappiamo che la valorizzazione del capitale umano, la formazione dei nostri ragazzi, la capacità di intercettare nuove professioni, nuove sensibilità nei contesti più diversi è un obiettivo che l'Europa ci ha posto, ma è anche una necessità per stabilizzare la crescita. È evidente che dentro questo ragionamento dovremo coinvolgere le università, i centri di ricerca, c'è un lavoro molto attento con il ministro Messa, e sicuramente do atto alla Regione Lazio di essere una delle prime regioni che si è mossa su questa, su questo ambito, su questa direzione. Noi abbiamo chiesto alla Presidente Baldoni e al Sottosegretario Gabrielli un confronto nella conferenza Stato-Regioni con il Presidente Fedriga, perché riteniamo
che questo lavoro vada esteso a tutte le regioni d'Italia. Noi non possiamo farci trovare impreparati e tutte queste riflessioni sono frutto di un clima precedente all'evento drammatico dell'Ucraina, che ovviamente sappiamo espone il nostro paese ad ulteriori rischi. D'altronde anche nell'ambito non solo della pubblica amministrazione, delle regioni, delle province, dei comuni, ma anche nell'ambito delle imprese, questa problematica è sempre più presente e sono sempre di più le risorse che anche le imprese investono. Quindi mi sembra importante che il nostro Paese non si faccia trovare impreparato, che colga al meglio le risorse economiche e le opportunità che l'Europa mette a disposizione, ma che insieme proviamo a diffondere e a rafforzare una cultura che sempre di più ci metta in una condizione di sicurezza rispetto ai servizi informatici che oramai, come dire, popolano la nostra vita negli ambiti più diversi. Quindi complimenti davvero alla Regione, peraltro questa struttura è non solo bella, ma credo che concorra anche a riqualificare, a migliorare il territorio circostante questo quartiere, quindi è anche, come dire, un investimento dal punto di vista urbanistico e estetico sicuramente pregevole. Quindi complimenti davvero, il plauso del governo e la disponibilità a collaborare anche in futuro su un terreno che è molto complesso, è denso di nuove sfide, ma ci dà anche l'opportunità di offrire spazi formativi e occupazionali ai nostri ragazzi. Grazie davvero. Bene, grazie alla Ministra. Ora procediamo alla sottoscrizione del protocollo, poi chi è interessato ovviamente a gruppi per problemi esclusivamente di Covid si può visitare il secondo piano, dove ci sarà proprio la sede delle prime aule della scuola. Grazie. Bene, grazie di nuovo io a tutti e ci vedremo presto per l'inaugurazione dell'anno accademico. Grazie.